Ben trovati con le news di sport di ATV Marche, edizione che inevitabilmente apriamo parlando di calcio perché questa sera immediato turno infrasettimanale nel campionato di Serie B e per l'Ascoli la trasferta di Modena, un match che mette in palio punti importanti in chiave playoff. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto alle 20:30 al Braglia, 27esima giornata di Serie B. Le due squadre si trovano al decimo posto a 35 punti, al dodicesimo a 33, a meno 2, a meno 4, dunque dalla chance per la promozione. Il Modena arriva da una sconfitta per 2-1 contro la Regina, l'Ascoli invece dal pareggio interno contro il Benevento. Ascoli che dall'arrivo di Breda sulla panchina dei bianconeri non ha mai perso, due vittorie ed un pareggio, non ha ancora subito gol, portando così a 3 la striscia di clean sheet consecutivi e soprattutto il nuovo tecnico cavalca l'onda degli ultimi risultati, opterà per la conferma del 4-3-1-2 con probabili formazioni: Leali in porta, Donati, Botteghin, Simic e Falasco in difesa, Collocolo, Giovane, Caligara a centrocampo, e falseranno dietro al tandem offensivo formato da Marsura e Gondo, assenti per il match di questa sera Giappong, Bellusci, Forte, Gnaure e Proia. 20:30 Stadio Braglia, 27esima di Serie B, Modena-Ascoli, come abbiamo detto scontro diretto per la zona playoff. Mastica amaro invece in Serie C la Fermana, che nell'ultimo turno è stata ribaltata in due minuti ma a soli 10 dalla fine dal Rimini, dopo un'ora giocata dimostrando, diciamo, la propria superiorità proprio rispetto al Rimini. E quel masticare amaro lo si evince anche dalle stesse parole di mister Protti nel dopopartita. Sentiamo. Fatica a spiegare una situazione simile. Partita che avevamo letteralmente il pugno e avevamo predominio totale del campo. E, una squadra giovane che in quel momento giocavamo, mi sembra, con 6-7 fuori quota. Situazioni che possono succedere. È logico che qualcosa agli avversari è probabile che puoi concedere, ma no? Non mi sembrava che la partita avesse necessità di qualcosa di importante in quel momento. Poi forse no, poi va tutto bene. Diciamo che magari questa partita stava 1-0, l'avrei tolto anche più volentieri per caratteristiche dei giocatori che potevano entrare. Poi c'è stato un 1-2 talmente immediato che poi non aveva più senso togliere un giocatore che poteva sempre dare qualcosa in qualità sui calci piazzati. Facciamo i complimenti al nostro custode, al nostro giardiniere. Sta diventando un campo discreto, è stato in condizioni peggiori all'inizio, adesso diciamo che era un campo che oggi si poteva giocare sicuramente a pallone, penso che si è visto che si è potuto giocare a pallone in una certa maniera, soprattutto per merito della Fermana, penso per un'ora. Male che da una partita che abbiamo il predominio totale in assoluto non ho neanche fatto un punto. Perché io non ho visto nessuno, fino a quel minuto mi sembra che non c'erano i presupposti di niente. Ho buttato due palloni dentro l'aria in due minuti, ho fatto due gol. Prima avevo preso una traversa su una deviazione, poi non ricordo grosse cose da parte da Rimini, sinceramente. E se andiamo a guardare quello che ha prodotto la Fermana, ha concluso per l'amore di gioco che ha fatto per un'ora, secondo me ha concluso anche poco per quello che ha potuto fare nella metà del gara. Parte una gran parata la prima situazione del portiere, il resto io non mi ricordo, tiri da Rimini. Queste le parole di Protti. Dal calcio al calcio a 5, il futsal, con il riepilogo di quello che è successo nello scorso fine settimana tra Città di Falconara e Italservice Pesaro. Iniziamo dalla Serie A maschile, dalla vittoria pesantissima in chiave salvezza di Pesaro 4-2 a Pistoia. È stata una bellissima giornata biancorossa nel pomeriggio, in cui la società ha messo in atto l'iniziativa programmata ad inizio di stagione per spingere tanti tifosi a partecipare. Il pubblico ha risposto presente, altrettanto ha fatto l'Italservice Pesaro, successo 4-2 sulla nuova Comauto Pistoia.
Era una gara spartiacque, come aveva detto in settimana Mr. Fulvio Colini, omaggiato a fine gara dai sostenitori per la terza panchina d'oro ricevuta lunedì scorso a Coverciano, ed evidentemente Pesaro ha imboccato la direzione giusta conquistando 3 punti importantissimi per provare a scappare dalla zona rischio. Ma a cavallo della zona playout e bagara, con gare da giocare e recuperi da disputare che non aiutano a far luce, e provando ad avvicinare e credere nella rimonta impossibile sull'ottavo posto che darebbe accesso ai playoff scudetto di fine stagione. Pesaro ha approcciato bene l'incontro, giocando subito a gran ritmo, pressando e palleggiando ad ottima intensità. Match sbloccato dopo 7 minuti e mezzo da João Miguel, poi il pari di Galindo al 13°, ma l'Ital Service è tornata a spingere forte e al 17° ecco il primo gol di Schiocchet, che ha firmato il 2-1 di primo tempo. In avvio di ripresa 3-1 ancora del numero 21. Il punteggio è resistito fino all'ultima parte di sfida, quando il botta e risposta Galindo Schiocchet ha definito il 4-2 finale. Peccato per l'infortunio subito nel riscaldamento da Agustin Lopez, il portiere argentino dell'Ital Service. Ha riportato una brutta distorsione al ginocchio che andrà approfondita, ma le prime sensazioni non sono positive. Altra vittoria invece quella della Città di Falconara, in trasferta questa volta al Palace di Rovigo, una vittoria che serve alle ragazze di Mister Neri per confermarsi al 4° in campionato. Premiata ditta Taina Dalmaz Faffaville e il Città di Falconara Selve il poker contro Rovigo al termine di una partita giocata in maniera accorta con tanto possesso palle pressing alto. Taina la sblocca servita da Dalmaz e poi, quasi come a restituirle il favore, mette il piede in tutti i successivi gol della numero 99 delle Falchette, che con la tripletta raggiunge Sofia Luciani sulle vette delle migliori bomber di sempre della Città di Falconara con 106 reti tra campionato e coppe. Gara combattuta nei primi minuti, c'è lavoro sia per Nagi, respinta sul tiro da fuori di Tati, che per Di Biase, doppia parata sulla conclusione di Cinzia Pereira e sulla successiva ribattuta di Gasparini. Al quarto Falconara mette la freccia, Dalmaz tira, fa sua la respinta di Nagi e serve Taina in arrivo dalla corsia di sinistra, palla nel sacco. Il Rovigo cerca di riprenderla con Da Roscia, che sfiora il palo. Nagi compie un mezzo miracolo su Rozo in mezzo all'area, ma nell'azione successiva non può nulla sul tiro da fuori di Dalmaz, che centra la traversa e poi carambola in rete. Sulla 2-0 le Citizens si limitano a controllare fino alla sirena e ad avvio di ripresa allungano con un perfetto schema da punizione. Tati largo per Taina, Nagi non trattiene e Dalmaz ribadisce in rete. Rovigo fa fatica a uscire perché le Falchette fanno tanto pressing e possesso palla. Nagi salva nuovamente le sue su Praticò, pescata in aria da Isa Pereira. Attorno all'ottavo Rovigo riapre il match con Cinzia Pereira, che sfrutta al meglio un errore di disimpegno in uscita della retroguardia Falchetta. Le padrone di casa ci credono e accumulano azioni. Sul fronte opposto Falconara difende bene e con Praticò ha un paio di spunti interessanti in contropiede, compreso nel secondo caso un tacco al volo a scavalcare l'avversaria per poi servire Ferrara, alla fine fermata da Nagi in uscita. Di Biase salva su Dayan dalla distanza e poi su Cinzia Pereira. A 5 dal termine Rovigo ci prova con il quinto di movimento e Di Biase vola in uscita a togliere la palla dalla testa di Iturriaga. Il fortino delle marchigiane regge bene, a 7 secondi dal triplice fischio la solita Taina inventa l'ennesimo assist delizioso ad Almaz, che d'esterno sull'uscita del portiere chiude definitivamente le ostilità. 3 punti che fanno arrivare le Citizens a quota 47, al 4° di una classifica, immutata rispetto al turno precedente, che vede davanti il Bitonto a 53, poi il Pescara a 52 e il Tiki-Taka Francavilla a 48. Domenica prossima si torna a giocare al Palabadiali. L'avversario della 21ª giornata sarà il Molfetta. E chiudiamo questa edizione invece con gli appuntamenti per la serata su ETV, appuntamenti di calcio internazionale ed in esclusiva sul canale 12 con le 2 semifinali di Coppa del Re di Spagna. Questa sera alle 21 Osasuna Athletic Bilbao, domani sera invece il classico Real Madrid Barcellona, esclusiva che continuerà anche con le gare di ritorno per il prossimo 5-6 aprile fino alla finalissima del 6 maggio che andrà ad assegnare appunto il trofeo, il promo per l'appuntamento di questa sera. Coppa del Re, fase finale, Osasuna, Athletic Bilbao, Real Madrid, Barcellona. La Liga nella sua massima espressione. Semifinali di andata, mercoledì Osasuna, Athletic Bilbao, giovedì Real Madrid, Barcellona. Diretta esclusiva per 2 sfide che seguirà tutto il mondo. Il grande calcio è qui. Su ETV Marche, canale 12.
Non perdete dunque l'appuntamento questa sera alle 21, Osasuna Athletic Bilbao, domani il classico sempre alle 21, Real Madrid Barcellona su TV Marche, semifinali d'andata della Coppa del Re. Noi invece siamo in chiusura, vi ricordiamo che come sempre le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona serata, arrivederci.